Hola hermanito, sono GA7 e benvenuto in questo nuovo SNG A7 Saturday Night con GA7, sabato sera con GA7, in cui parliamo della settimana calcistica appena passata. E che succede? Che succede? Eravamo rimasti al Napoli che doveva giocare contro la Roma. Il Napoli ha giocato contro la Roma domenica scorsa alle 20.45, vincendo 2-0, doppietta di Dries Mertens, che anche al 50% dimostra di essere fondamentale, di essere un fattore che all'Olimpico non perdona mai. Politano, gran prestazione di Lorenzo Insigne, grandissima prestazione di Piotr Zielinski, a mio avviso il migliore in campo, vittoria fondamentale per rimanere nella scia delle altre per la Champions League. E adesso dovrebbe esserci il Crotone settimana prossima, poi ci sarà la Juventus nella settimana successiva alla Pasqua. L'Italia invece vince 2-0, sempre sì, l'Italia ha vinto 2-0, gol di Berardi e gol di Ciro Immobile su assist di Lorenzo Insigne. Per quanto riguarda invece la prossima, dovrebbe essere domani contro la Bulgaria, partita sicuramente complicata, però l'Italia sembra essere in grande spolvero con vari giocatori che sembrano essere sugli scudi, tra cui lo stesso Lorenzo Insigne, Immobile che è andato al gol, Berardi, Verratti. Un'Italia moderna, un'Italia che gioca al calcio, un'Italia che nonostante l'assenza di Matteo Politano, che non è stato convocato, Mancini merita sicuramente gli elogi perché sta facendo un lavoro, a mio avviso, straordinario. Qualche scelta sarebbe potuta essere differente, poi chiaramente non esiste il CT perfetto, non esistono le scelte perfette, però veramente l'Italia sembra essere squadra, l'Italia ha un'identità, l'Italia sa cosa fare in mezzo al campo e l'Italia gioca meglio anche di molte squadre di club. Che dire tanto, è dire veramente tanto per una nazionale di calcio, chiedo scusa, che si vede circa 3-4 volte all'anno, allenandosi veramente poco, potersi dire veramente squadra, poter dire di avere un'identità di gioco è veramente roba da pochi. In ogni caso, domani partita importante, settimana prossima ci sarà il Crotone, si spera bene. E niente ragazzi, fatemi sapere quello che pensate voi con un commento qua sotto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, in descrizione troverete i social media e delle bombe di Vlad. Noi ci vediamo la prossima volta, sempre e comunque, tutta la vita, forza Napoli, forza Italia chiaramente, e forza Napoli 2 volte, 3.